Cari ragazzi, benvenuti su Dark Souls 3. Quanto tempo? È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho giocato a sto titolo e siamo qua in occasione dell'ultimo DLC, dovrebbe essere il capitolo finale, la parte conclusiva della serie, ovvero The Ringed City. E sul momento mi è venuto un colpo, no? Perché nelle pagine di aggiornamento non vedevo niente di nuovo, vedevo sempre Ashes of Ariandel, no? Mentre in realtà è stato installato, infatti qua alla fornace della prima fiamma abbiamo un nuovo falò, esattamente come pensavo, alla fornace della prima fiamma si accede, d'altronde la zona che si vedeva nel DLC è tutto quel casino che c'è alle mie spalle. Quindi niente, non indugiamo e andiamo avanti, cominciamo sto cazzo DLC, vediamo cosa c'è. Proprio curioso, siamo in New Game Plus, adesso c'ho il personaggio a livello 128, una build di quality, che è la più adatta dal momento che non so che armi troverò, quindi a dipendenza di quello che trovo una build di quality si adatta bene, perché posso usare sia armi di forza, sia armi di destrezza, vedremo se potenzierò le armi che troverò nel DLC, le userò nel DLC, o se aspetterò alla fine, non lo so. Ok, allora, siamo qua, accendiamo il falò. Forse dovevo impostare il gioco in italiano, ma pazienza. Ok. Hey. Oh, your head square on your shoulders, is it? Un pellegrino. I thought that clamoring tin can was the last, but here we go again. What is it you want from this old stone-humped hag? E non lo so, dipende che cosa c'hai. For you, not a smithereen. Io sto solo qua a godermi la vista. Te lo dici te? I have business with you. Sì, già. Came out of nowhere. You think an old stone-humped hag would be brimming with goodies? Se è come Joel, sicuramente c'ha un inventario, qualcosa, no? Niente. Ah, vedi che c'ha qualcosa. Allora, cosa c'ha? Ehi! Split Leaf Greatsword. Cos'è che dice? Allora, skill è Wind Wheel. Spin weapon vigorously above head and sweep foes. 11.000, dai, la prendiamo così vediamo un attimo che cos'è. Cazzo, già una nuova arma subito. Non abbiamo neanche cominciato, già subito una nuova arma. Ok, vende le... Va, gli Ember magari li prendo, quelli non fanno mai schifo. Parla. Al termine dell'era del fuoco... Tutte le terre si sono riunite alla fine del mondo. Grandi regni saranno una cosa sola. Sì, in pratica la convergenza dei mondi. È per quello che sono così presa da questa vista. Cioè, ora ci credo, ma che casino. Ma oddio. Ah, poi è seduta su una sedia. Cioè, sei proprio piazzata con la sedia e tutto, proprio con calma, comodo. Almeno ascoltami, senti questo. Cioè? C'è un buco profondo e oscuro all'interno di una pianta. Dal cui interno arrivano delle voci. Ah, sì? I demoni, perché sapete che Lorian ha combattuto un demone, per quello che la sua spada era diventata infuocata. Hai capito? Va bene. Keep your marbles intact, at least until amore, addirittura, mi dai dell'amore, grazie. Ok, fa un po' vedere così, giusto una corsa, che cosa abbiamo, quell'arma che ho trovato, dov'è? Questa. Oddio, più che un greatsword mi sembra tanto una alabarda questa qua. È una alabarda. La weapon art che cos'è? Ah, bello. Oh, figo. Pratica, più tieni... Vabbè, sì, avevo finito la stamina. Più tieni premuto la weapon art, più attacchi fai. Con R1? Ah, con R1 fai questo. E con R2 invece... fai questa roba qua. Ok, e che cosa scala?
forza. Ok, va bene. Bene, cominciamo bene, già con una nuova arma. Super. Tip top. Intanto però mi sono già sputtanato. Sono già sputtanato il mana. Sarà meglio resettarlo senza buttar via roba. Ok. Va bene, dai. Allora cominciamo. Perché ci sono messaggi? Take the plunge. Certo, lo so che devo scendere da lì. Mamma mia, il framerate è una cosa oscena però. Porca troia. Rimpiango di non averlo preso su PC a suo tempo. Troppo abituato alla versione console. Ok. Perlomeno non... No, ma seriamente? Cioè, ho capito che cenere e tutto il resto, ma... Cioè, questi sono problemi di collisione col terreno. Merda! Sono bloccato nelle sabbie mobili! Ma dai, ma porco cane, ma almeno quello potevano... Potevano metterlo un po' a posto, cioè dai, guarda che roba. Non è che volevo cominciare lamentandomi, però insomma, dai. Che cazzo. Vabbè, oddio, cos'è quella roba lì? Ehi, senti che sound. Oi, 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 quello là evoca la gente, quindi sarà meglio ammazzarlo subito. Minchia. Quanti siete? Qua erano quelli che si vedevano in alcune immagini. Quanti cazzo siete? Ma ce n'è un altro che li evoca? Ah, guarda un po' se gli rotoli addosso. Gli stunlocchi se gli rotoli... Aia. Se gli rotoli addosso gli stunlocchi. Boom. Buono. Ok. No, no, lo sapevo, bastardi, la trappola. Merda, non avevo finito di esplorare. Cazzo. Subito uno di quei. No, 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 mollami. Stai a vedere che mi ammazza. Vai a fanculo, pezzo di merda. Intanto c'è quello che spara la magia. Ok, oscurità da tutte. Wow, le parti. Ma dov'è finito? Dov'è finito? Sì, ma anche qua però, insomma, voglio dire, cioè la collisione col terreno. Dai, ragazzi, porco cane, ma è possibile? Possibile che non riesci a far stare il personaggio sopra il terreno? Cioè, non è che mi dà chissà che fastidio, però, insomma, un po' peccato vederlo così. Vabbè, pazienza. Ehi, chi sei tu? Ah, guardalo, lo stronzo con la staffa, col cazzo di bastone. Chissà se si può ottenere quel bastone lì. Sarà particolarmente indicato per... scaglie titanite. Sarà indicato per le magie oscure, probabilmente. Probabilmente ci saranno i soliti oggetti OP. Sì, no, ma veramente, ma dai, ma il fatto che non riesci a camminare sopra il terreno è una cosa. Ehi, chi, dove, cosa? Ah, ciao. Questo qua, proprio plunge attack. Quelli cazzutissimi. Ancora, tra l'altro che anelli c'ho su, io c'ho su, sì, c'ho sugli anelli giusti. Ok. Merda, allora dovrò probabilmente teletrasportarmi nuovamente al falò a vedere che cosa ho mancato. Tira! E c'è un po' una mira di merda però, onestamente. Ok. Sì, dovrò ritornare al primo falò a vedere che cosa mi sono. Che cazzo è? Ehi, guarda un po'. Ma che figata. Questo qua è quello che si vedeva nel... Però sai che le ali assomigliano moltissimo a quelle di un angelo più che a quelle di una farfalla. Tanto guarda lì che ce l'ha. Ma quello è Gel, lo zio di Ariamis, ammesso che fosse Ariamis. Che punta in giù. Sì, ho capito che devo andare in giù, però sto coso che mi spara addosso. Aspetta un attimo. Fai vedere cosa ha droppato sto coso. Ah, gemma oscura, ok. Hai finito di far versi te? Dai, scendiamo allora. Aia. Aia. Finito di sparare. Allora, lì si può andare. Qui c'è qualcosa. Conviene andare di qua. Magari quel coso lì si può ammazzarlo. Ehi, affanculo. Bastardi. Saltano fuori dal terreno, ti prendono così alla sprovvista. Poi bello come li prende a calci in faccia per toglierseli dai coglioni. No, ma io c'avevo l'arco equipaggiato. No, avevo l'arco equipaggiato. Cazzo, ho usato una magia per niente. Sì, a più 9. Cazzo, vado in sovrappeso. Però fa vedere se si può targettare quel coso lì. Cioè, se gli posso sparare più che altro.
Oddio, adesso coi comandi qua fa così. Ah, si puoi fare. Ma ci vuole, ma non gli faccio niente di danno. Mi sa che non ne vale la pena, onestamente. Probabilmente perché lì sicuro ci sarà qualcosa, no? Proviamo, dai, al massimo prendo tante legnate e mi faccio male. Rolla! Aia, la scarica. Via, corri. No, sono morto, però ho tenuto l'anello da protezione d'acciaio a più 3. Che non è affatto male, quindi cominciamo bene, abbiamo già un anello. Oh, una nuova arma, un nuovo anello, sono passati che cosa? 10 minuti? Buono, mi piace. E io che mi preoccupavo degli Ember, ne ho 52, ma guarda un po' te. Ok. Vabbè, almeno ne approfitto per vedere un po' che cosa c'è, no, in sto posto qua. Tu hai qualcosa di nuovo da dire? No, sempre la stessa cosa. Allora, mi domando, giù da qua ci... Non vorrei perdere le mie anime. Dal momento che era 1.000.000 e passa di anime, quindi, insomma... Proprio non... Cioè, non me ne faccio un cazzo delle anime a sto punto, perché non è che voglio salire di livello, però, siccome... Dispiace sempre. Sì, come no. Tu con la tua staffetta del ca... Droppato qualcosa? No. Ehi, voi siete tanti. Ehi, lì ce n'è un altro, non l'avevo mica visto prima. Ok. Che cosa abbiamo? Ah, qui abbiamo il cadavere di un drago. Ah. Carina, ma quanti cazzo siete? Oh, fortunatamente le bisciotti, no? Perché... però, no, bisogna fare attenzione perché comunque picchiano, eh. Cioè, alla fine sono in New Game Plus, quindi i danni sono tanti. Ok. Ehi, guarda un po' chi c'è lì. È un altro di questi. Poi è carino perché sì, si tratta pur sempre di oscurità, no? Però sono magie del profondo quelle che casta, quindi... Ma... Forse Aldrich ci entra ancora, comunque. Ma tu sei grosso, però. Oh, a cagare. Cos'è, un altro di quelli che ritarda gli attacchi all'inverosimile? Più o meno. Guarda quanta salute che c'ha. Soprattutto guarda il frame rate come va, puttana. Backstep. No. Però lo stunni. Qua è meglio stargli. Lo stunni, sto cazzo, lo stunni. Ah no, lo stunni è come. Sempre questo ritardo degli attacchi. No, ma lo stunni. No, beccati sto qua. Olè. Bello, poi quando muore gli sparisce quella sorta di buco nero che c'è in testa. 1790 solo? Così poco? Vabbè. Ok. Pezzo di titanite, buono. No, un po' cosa mi son perso. Aquamarine Dagger. Un'altra arma? Aquamarine Dagger, 18 in magia. Adesso ovviamente dal momento che... Ah, guarda un po', è quello che si vedeva nel trailer. Bello perché poi è un pugnale. Eh sì, è un pugnale. Che con la weapon art invece diventa una spada. Che ne consuma di stamina però. Con l'attacco pesante cosa fa? Ah, carino. Edgy. Buono. Bello, siamo già a due armi, buono. Cos'è, tutto lì? È finita lì? Merda! Potevo già farlo prima anziché... Aspettare, però vabbè, pazienza. Tutto? Vorrebbe tutto. Sì. Mamma mia. Dovrò riabituarmi al frame rate di sto gioco. Pazzesco. Che schifo che fa. Incredibile. Poi oltretutto hanno fatto una patch per la PS4 Pro per sistemare il frame rate. Per raggiungere i 60 frame non li raggiunge praticamente mai. Allora, io ero da qua, ero saltato giù, eh? Ma adesso se salto giù moro? No. Ok.
Voi potete andare a cagare. Vi ho già fatto fuori prima. No, forse questo qua è meglio farlo fuori. Sai che ti dico? No, vi faccio fuori. Siete brutti, miserevoli, vi faccio fuori. Droppa niente. Ehi! Va bene, se lo dici tu. Allora, la farfalla della la farfalla della minchia. Ok. Adesso dove cazzo mi ha messo le mie anime? Basta! Tracking di merda. Dove sono le mie anime? Non ci sono. Ma va a cagare, dove sono le mie anime? Dovrebbero essere qui. Senti, io non ho voglia di perdere... Di rischiare di morire ulteriormente andando... Andando lì, qui. Ehi! Abbiamo due... Due cavalieri. Sì, abbiamo due cavalieri. Bravo. Questo? Oh no, si sono baffati. Cioè, è bello perché questi cavalieri qua fanno già tanto danno, no? Perciò... Cioè, hanno anche bisogno di buffarsi, sti pezzi di stronzi. Ah, la madonna! Quell'affondo lì! Quanto male fai? Ma stai scherzando? Ma quanto cazzo di male fanno sti cosi? Sì, ma sono quelli di Lothric, sono loro. Sì. Fanno un male cane sti cosi. Cioè, venite qua che lì c'è la... La farfalla di merda. Tra l'altro io c'ho la weapon art di sto coso che dovrebbe spaccare gli scudi, quindi... Bravo, l'hai mancato, grande. PvP non manca mai quell'attacco lì. PvE invece manca sempre. A cagare. Ops, un po' troppo pre... A te ma fanno un danno atroce, vali che roba. Vieni qua. Faccia di merda. Sì, sì, gli spacca la guardia, però. A cagare. Starma è fantastica in PvE. Tutti hanno PvP, ma in PvE è fantastica, con tutti questi nemici che si riparano dietro gli scudi. Uno spettacolo. Se non altro, poi l'hanno pure nerfata, da quel che ho sentito, perché hanno cambiato delle cose. Ovviamente, no, prima del DLC, cambiano delle cose, fanno delle pace, cambiano. Ok. Allora, quelli lì quando si buffano fanno un danno disgraziato, veramente. Cioè, ti cava mezza vita con l'affondo della lancia, che è una cosa... Poi è strano perché sti cosi saltano fuori, no? Cioè, ti caricano così. E poi devi aspettare che respawnano chissà dove. Se hai voglia di respawnare, respawni. Se non hai voglia, non hai voglia. Allora, questo posto mi è familiare. Sembra tanto la parte iniziale di Lothric, però deformata. E abbiamo già un doppio percorso. Andare in giù, andare in su. Ehi! Ok. Dal momento che li crolla tutto, penso che quello sia il percorso principale. Quindi magari andiamo di qua. Ciao! Già, è vero che ci vogliono tre colpi per farli fuori. Pezzo di titanite. Ehi, guarda un po' chi c'è. Altro di quelli con le staffe. Mi fa perdere le staffe. Ehi, muori. Perlomeno non ti stunnano con... E boh, ma basta. Quanti cazzo siete? Basta far versi. Ah già, tre colpi. Boh, adesso, basta, cioè, quanti cazzo... Ma questi spawnano all'infinito, cos'è sta storia? O che c'è tipo una qualche creatura che li summona da qualche parte, che li fa spawnare all'infinito, non ho mica capito. Qui? Murky Longstaff. Sì, qua, continuano... A spawnare. Ehi!
Un muro illusorio! Ottimo! Sì, qua continuano a spawnare all'infinito. Non la smettono più di spawnare. Ok. Te, abbiamo trovato un muro illusorio, figo. Vuoi dire che è questo qua lo stronzo che li fa spawnare? Vedi che c'è qualcosa di diverso questo? Forse era lui. No. Mollami. Via. Aia. A gratis proprio. Ok. Lo spadone li one shot, quindi direi che è meglio usare lo spadone. Uso un po' sto spadone qua del Cavaliere Nero perché è estremamente forte. È veramente un gran bello spadone. Fa tanto tanto danno. E c'è un moveset veramente bello. Questo qua, attacco qua pesante, schivata. È una figata. Intanto lì abbiamo un oggetto che non ho raccolto. Che sarebbe? Ember. Sì, boom. Adesso però. Cioè, calma, eh. Oh. Tutti insieme? No. Tutti insieme? No. Non vi voglio. Sono due di quelli che evocano. Ehi! Hai capito? Sai cosa? Te ti faccio fuori per primo. Ah, ma questo continua a far dentro e fuori. Cos'è sta storia? Beh, raccoglia... Soul Dregs. Figo. E qua, ok. Qui siamo... Aha. Bene. Ok, non ho lasciato in giro niente, né? Boh. Penso di no. Penso che sia tutto. Vuoi dare un'altra occhiata? No. Non ho lasciato in giro. Allora, qui c'è una scala che si può... Che non... Sì, la puoi calciare. Ok, così abbiamo la... Abbiamo la scorciatoia al percorso. Bene. Bene. E qui abbiamo... anello d'argento a più 3. Pensa un po' te. Bella roba. Nice. Buono. Cioè, abbiamo trovato... Abbiamo trovato la... Ciù, la vai a trovare. Guarda qui. Scusate. Magia, principalmente. Canto dal profondo. Ah, la weapon art di sta qua in pratica aumenta il danno delle magie oscure. Buono. E per quanto riguarda le magie, abbiamo trovato questo. Che dice? La forma più alta delle magie del profondo. No, dell'anima. Dell'anima del profondo. Ah. Ok, allora questi zombie che vediamo non è che si trasformano, sono proprio... sono posseduti da queste anime qui. Ecco perché. Bello. Allora. Oh merda, cos'è quel... Ma tu ancora non mi... Non mi dai tregua, eh? Non mi dai... Non va a cagare. Tu cosa sei? Cazzo sei tu? Ma va che schifezza questa. Poi vedi che oltretutto spunta fuori dalla schiena di un pellegrino. Ma che schifo, cazzo. Si può uccidere sto coso? Sì che si può. Affanculo. Puttana se sei brutto. Però titanite scintillante per due. Thank you very much. Allora, ci abbiamo quella farfalla angelo, cosa cacchio, e poi che continua a scassarci la minchia e non ci dà tregua. Aspetta un attimo. Ma è scomparsa? Cazzo, non ho neanche fatto caso. È scomparsa... No. Cosa? È scomparsa uccidendo... E la farfalla. Va a cagare te con le tue magie di merda. Che cazzo vuoi dalla mia vita? Guarda qua, tutti i pellegrini. Morti. Cura sti qua. Merda, non li one shot. Pensavo di one shottarli. No, pure quello. Boh. Calma, eh. Ah, boh, li ha ammazzati lui. Grande. Thank you! Grazie per l'ottimo lavoro. Questo qua c'ha un range porco, eh. Dovrei provare a ferriarlo quando usa gli attacchi. Con una mano. Però non so se sia proprio un'ottima idea. Vabbè,
Peppa, se sei aggressivo però. Sì, sì, lo stunni. Sono qua, sono un po' come i serpenti grossi al rifugio dei draghi. Che gli stunni con due colpi. Mari! Cazzone. Lui ha droppato qualcosa. Droppato? Pezzo di titanite. Ok. Un altro pezzo di titanite. Ovviamente, essendo l'ultimo DLC, probabilmente ci saranno un bordello di consumabile. Il fatto che la farfalla è scomparsa. Quindi la farfalla viene fuori. Cioè, è collegata a quello schifo che viene fuori dai pellegrini. Quindi quello che avevo detto nell'analisi del trailer non è poi tanto, almeno per il momento non sembra poi tanto insensata, no? Il fatto che queste farfalle nascono dai resti dei non morti di questi pellegrini. Quindi sembrerebbe di sì. Già che fa veramente schifo come cose. Disegnare cose schifose e rivoltanti. Guarda, quelli da From sono bravissimi. Quello non deludono. Intanto abbiamo solo due fiaschette Estus. Sarà meglio trovare un falò. Sì, sto cazzo. Ma mi fido proprio di te, andare giù di lì. Che lì c'è un percorso, però come lo raggiungi? Magari c'è un muro segreto da qualche parte. Più avanti probabilmente ci sarà il percorso che ti porta lì. Non lo so, vediamo. Stiamo messi mezz'ora di video circa, ok. Vabbè, proviamo, saltiamo giù, vediamo un po'. Oh! Guarda lì, lì si vede qualcosa. Poi vedi proprio l'anello, il cerchio. E ovviamente il personaggio che sprofonda. Sprofonda nella cenere. Il setting è molto bello, eh. Abbiamo un falò. Però. Voglio vedere prima cosa c'è di qua. Qua sembra che ci puoi andare. No. Nada. Nada de nada. Carino. Qua sono i famosi mulini che si vedevano nel trailer. E lì abbiamo i funghetti. I funghetti, de zio. Il funghetto, cioè, mega allucinogeno. Ciao. Resistenti? No, mezze seghe, fortunatamente. Già capito che si qua ha pestilenza da tutte le parti. Ah, boh, mi attacco pesante e muoiono. Buona sapersi. No, andare nella nube. Da nube, le bombe mi ha dato. Bella merda. Come al solito, ti fai un culo così e poi... poi succede un cazzo. Ok, allora. Salviamo, ovviamente, ci ricarichiamo. E dal momento che è morta la farfalla... torniamo al primo falò, vediamo se succede qualcosa. Dopo chiudo l'episodio, che così almeno cerco di tenerli tutti intorno alla mezz'ora, perché è più piacevole da guardare per voi e anche più comodo per me da editare. Perché finché si tratta di mezz'ora, l'editing non porta via troppo tempo, l'elaborazione non porta via troppo tempo. Superata la mezz'ora comincia a diventare già un po' così. E è un disastro questo periodo, ragazzi. Cioè, oggi è uscito anche l'episodio di Gladio per Final Fantasy XV. Ieri o cos'era poi è uscito l'aggiornamento del capitolo 13, sempre di Final Fantasy XV. C'ho Mass Effect da portare avanti. È un casino. Vediamo un po'. Tu? Qualcosa da dire? Ce l'hai? Strange little lad you are. What on earth do you see in me? Una gnocca! Oh, if you just can't far below. From time to time, voices brim from the depths of the cavity, mutterings of the horribles. At the close... No, questa continua di la stessa cosa. Ok, speravo che cambiasse qualcosa dal momento che ho fatto fuori una cazzo di farfalla, angelo, che cavolo poi. E invece no! Quindi niente, direi che questo episodio si conclude qua, ragazzi. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo, dove andiamo avanti e scopriamo che cosa ha da offrire questa città. Quindi, alla prossima!